Ah, buongiorno ragazzi, benvenuti in un nuovo vlog. Oggi è una bellissima giornata e sta venendo a casa mia Pico. Non vedo l'ora di vederlo, è da una vita che non lo vedo. Voglio vedere se è migliorato, cosa che sappiamo tutti quanti che è così. Quindi è proprio una bella giornata. Mi sono arrivate anche queste carte, che sono le nuove Bicycle Standard. Ops, pensate ad una carta? Esatto, sono le nuove standard e sono una bomba. Ci farò un video dedicato perché meritano tantissimo. La Supreme Line. Arrivato lo zio Mauro, sta smanettando lo smanettone. Hai qualche perla da dirci? Un vecchio del villaggio un giorno disse che se non ti godi la giornata al meglio, la tua vita sarà infelice. Vabbè, io pensavo in Ah, qualche trasciata. ah. Adesso mangia? Pasta asciutta, aspettiamo lo zio Picco che arriva tra poco e adesso farò volare il telefono. Guardate chi è arrivato! Ciao! Ciao Pico, ti piace la mia pasta? Buonissima! Ma non l'ho ancora mangiata! Sempre filmato! Belle belle! Bravo! Quanto sei mostro, zio! Qual è la tua carta? Quella che stavo pensando, due di cuore! Hai visto? Che mago! Tara! Minchia, raga, guarda! Cretino! Devi metterti questo! Lì sono un vero, cioè. Sono strada cardistri, eh? Sì. Strabelle. Olè! Ma che roba è? Cosa? Cioè, sono esagerate. Sì, figa, è vero? Madonna Cartamundi santa. però, no? Se vuoi provare un rompicapo figo, ti consiglio questo perché ti divertirà un casino. Allora, proviamo a pensare un mazzo che Pico non abbia ancora visto. Guarda queste. Ma che Si cazzo hai sono fatto? inzuppate, purtroppo. No. Pico è il numero uno e sa fare sta roba qua. Fa paura, oh, sto change, è una roba incredibile. Stiamo andando in cima ad un parcheggio per fare una foto illusione ottica molto figa, sperando di non fare danni. Abbiamo trovato il luogo. Praticamente Mauro farà volare il drone in aria e il risultato della foto dovrebbe essere questo. Foto fatta, andiamo a mangiare un po' di gelato. Ragazzi, gelato supremo. Com'è Pico? Buono. Buono, no? Il cane cosa dice? Ragazzi, questo è un momento da ricordare. Siamo in relax. Sfida tra maghi. Non so se riuscirà a fare un dribble. Ok, asso di pick 6. 4, 5, 6. Oh! Onest.
Siamo tornati a casa. Allora, dato che Piccolo abbiamo in Italia poche volte l'anno e ogni orco due ogni volta migliora sempre di più, volevo chiederti, Picco, quante ore ti alleni al giorno ora? Ma guarda, vabbè che sono in vacanza, quindi ci sei in vacanza, più che allenarmi sto in giro a fare magie a parenti, amici che non vedo da tanto. Anche quello comunque è allenamento. Madonna. Gestire il pubblico, nuove esperienze. Sì, noi ricordiamo sempre che tu hai 14 anni e fai robe tecnicamente che gente che fa magia da 40 anni non sa fare. Sì, poi ovviamente le cose che faccio su internet è una cosa, perché a me piacciono molto le tecniche, carici, sì, cose visuali. Dal pubblico faccio cose molto diverse. Quello è... cioè anche molto semplici, perché alla fine non serve uno spettatore cose difficili. No, è fondamentale, è importante questa cosa. Cosa ne pensi, anche sinceramente, di quelli che tipo vedono un tuo video su Instagram, sì, percepiscono, non lo so, una tecnica, ok? Okay. E ti dicono l'ho capito. Mi se sembra ovvio maghi, che è palese che lo capiscono. Si capisce una tecnica così. Se qualcun altro ha scaricato il video e l'ha messo in slow motion, cioè se vogliono, uno se si vuole godere la magia se la gode. Giusto. Se uno la vuole scoprire sta là 20 ore a capire come ho fatto. A me non me ne frega tanto, io faccio quello che piace a me, quindi. Giusto, giusto, onesto. Quanto tempo ci metti per imparare una tecnica bene? Può essere che la imparo in 5 okay, minuti. Chiaro. Capisco la meccanica. Proprio per farla proprio bene, farla sembrare naturale, ci vuole tanto. Anche poi dipende se la vuoi fare in telecamera okay, o dal pubblico. Devi anche un po' capire come sono le angolazioni, giusto, quelle giusto, robe là. Qual è la magia più visuale che conosci? Per telecamera o? Sì, per telecamera. La roba più visuale, una roba difficile da capire. Sai, queste cose qua interessano anche però i magi. Faccio un esempio. Fammi un esempio, aspetta che... Questo è uno dei miei giochi preferiti da fare in telecamera, okay, perché appunto è molto visuale. Così si sceglie una carta tipo questa, che si lascia più o meno in mezzo al mazzo, e si prende un po' di carte dalla cima. Non è importante quali carte siano o quante carte siano, l'importante è la carta in mezzo. Infatti, se state attenti, io spingo la carta e una carta appare così, più o meno in mezzo a questo mazzetto. Bellissimo, questo è tanto visual. Cioè, la maggior parte delle cose che fai, da chi prendi ispirazione? Sicuramente One Tamarit. Tamarit, ti piace? Sì, mamma mia. Ma per i giochi di magia dici? No, non solo, cioè anche il tuo modo di gestire le persone, che alla fine la cosa che conta è la personalità più che il trucco cose in sé. Esatto. Invece parlando di cardistry, che magari questo interessa anche alla gente, qual è la tua mossa di cardistry preferita? Credo o la TM, ok, oppure il Legolo. Ah, perché sono le mie mosse che proprio che faccio, che fai di più. Appena prendo il mazzo sono le prime cose che faccio. E comunque le so fare anch'io. O comunque per spettatori dico una cosa: non sono importanti se fate cardistry le cose difficili dove avete le dita storte, ma le cose visuali, cioè nel cardistry tipo lo spring, il bloom ad esempio, anche un worm per okay, uno spettatore è strafigo. Ok, ma tu di solito quando fai magia butti di mezzo anche cardistry? No, cioè okay, se mi chiedono e mi conoscono, ah, okay, li faccio capire, devo fare delle magie che fanno capire che sono due cose completamente diverse. Ok. Ma mentre faccio un gioco mica faccio ok, vado a mescolare le carte. No, non puoi fare una roba del genere. No. Mossa di cardistry che hai inventato ultimamente? Avevo questa idea per un display molto carino, così. Ah, figo. Boh, ancora inedita. Ci sta. E invece mi hai parlato, questa sembra un'altra roba inedita figa, di una produzione di assi figa figa che hai inventato. Eh sì, molto tecnica. Molto tecnica, vero? Sì. Olè! Very hard. E prossimi progetti per il futuro? Boh, chissà, forse un mazzo di carte. Un mazzo di carte? Come ti piacerebbe avere un mazzo di carte? Fare cose nuove ormai. Cioè, il mio mazzo di carte è una roba nuova. Madonna, raga. Dovete vedere che figata. Vabbè, lascia perdere. Faccio un gioco, Pico. Allora, guarda, vado a prendere quattro carte che per adesso non ti faccio vedere. Ok. Che serviranno più tardi per il gioco. Ok. Perfetto. Quattro carte che lascio per adesso qua sul tappetino. Ok. Visibile. E ti chiedo di scegliere una carta, quella che preferisci, la fai vedere in camera, non è importante se la vedo o no. Ok, allora, e la lasci più o meno qua, così. Ok. L'avete guardata bene, sì, si lascia così sporgente fuori dal mazzo che si veda. E ora con queste quattro carte che avevo lasciato qua sin dall'inizio, okay, dovrò ritrovare questa carta, okay, che sta nel mezzo del mazzo. Perfetto. Devi sapere che queste quattro carte sono i quattro re. Però non andrò a ritrovare la carta con tutti i re, ma solo con i re rossi. Infatti loro sono molto bravi a ritrovare le carte, devi sapere questa cosa. Invece i re neri li lascio per adesso, così tipo sul tavolo qua. Ok. Ok. Guarda, i due re rossi basta passarli così sopra il mazzo di carte, che trovano così una carta. Oddio. Però la cosa che io non riesco a capire è che questa non è la tua carta, ma sono i due re neri. No. Questo vuol dire che no, qua è rimasta solo una carta.
Esattamente. Bellissimo. Che mina che sei, Pico. Fai paura. Ne ho uno per te. Vada. Mescolo le carte. Mescolo. Taga 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 da. E ora io taglio le carte e tu sì. Mi dici stop quando vuoi. Stop. Questa la porto o no? No. Ok. Scegli un mazzetto, destra o sinistra? Sinistra. Lo vuoi tu o lo tengo io? Lo tengo io. Ora devi fare come me. Figata. Olè. Bello. Vabbè. Tra figo. Ci sta. Andiamo a farci un giro. Ragazzi, dopo esserci mangiati un mega panino, Mauro è appena andato via e vi ringraziamo per aver visto il video, ringrazio Pico, ringrazio Mauro e noi ci vediamo al prossimo. Vai. Non è un asso. No.